Ad un anno e 3 mesi dal decreto legge con il quale il governo Conte II aveva deciso per la prima volta di ricorrere al blocco dei licenziamenti per fronteggiare l'emergenza Covid, prorogata poi fino al 30 giugno prossimo, resta lo sblocco dei licenziamenti dal 1 luglio, ma ne sono esclusi fino alla fine di ottobre il tessile e i settori collegati, mentre alle aziende in crisi degli altri comparti viene data la possibilità di tenere ancora i lavoratori in cassa fino alla fine di settembre, anziché licenziarli. Proprio questi comparti potranno utilizzare, a partire dal 1 luglio, altre 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita. Per le aziende in crisi degli altri settori, che hanno consumato tutta la cassa integrazione, ci sarà invece la possibilità di ricorrere ad altre 13 settimane di cassa straordinaria, a patto di non licenziare. Con queste misure, che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare tra oggi e domani, il governo limiterà lo sblocco dei licenziamenti, che altrimenti sarebbe scattato per tutta l'industria e le costruzioni dal 1 luglio. Senza nuove disposizioni, invece, dal 1 luglio si applicherebbe il regime previsto dal decreto legge Sostegni bis. Questo significa che le aziende con accesso alla cassa integrazione ordinaria potrebbero avviare le procedure sia per i licenziamenti collettivi sia per quelli individuali per motivi economici. In Abruzzo, al termine del blocco, si potrebbe stimare una perdita di posti di lavoro superiore alle 12.000 unità. Come ci arriva allora l'Abruzzo alla data del 30 giugno? Per la nostra regione si stima una perdita di posti di lavoro superiore alla media registrata nel sud Italia. Ma c'è un altro dato importante, cioè che la regione presenta un aumento del ricorso alla cassa integrazione maggiore rispetto alla media italiana. Ciò significa che le aziende abruzzesi hanno scelto in misura maggiore la CIG, e questo perché la pandemia le ha duramente colpite, con difficoltà probabilmente non ancora superate. Di conseguenza è facile ipotizzare che quando non sarà più in vigore il blocco dei licenziamenti, le aziende ricorreranno a numerosi esuberi. Per le aziende collegate alla moda, la crisi più grande e più recente in ordine di tempo è quella che riguarda Brioni e i circa 1.000 lavoratori degli stabilimenti dell'area Vestina. Per loro, dunque, il blocco dei licenziamenti sarà prorogato per tutto il mese di ottobre. Comunque, martedì 6 luglio, in regione a Pescara, è previsto il punto della situazione dopo l'accordo sindacale raggiunto il 22 giugno scorso per gestire al meglio i 320 esuberi annunciati dall'azienda ad aprile al Ministero dello Sviluppo Economico.